La team Altamura mette alle spalle la lieve flessione d'inizio anno e ottiene la prima vittoria del 2024. Un Rotonda generoso non può nulla sul campo della capolista, che vince 2-0 e tiene salda la vetta, tornando al successo dopo tre pareggi consecutivi. Al D'Angelo i ragazzi terribili di Giacomarro mettono subito le cose in chiaro. Al quarto minuto lo Iodice disegna una traiettoria perfetta per Grande, che controlla e sblocca il match. Biancorossi subito in vantaggio, ma i Lucani sfiorano il pari al 34esimo. Cagliazzo dalla sinistra cerca Ankovic, che appoggia su Cardore, un miracolo di Fernandez salva il risultato. 42esimo, colossale occasione per l'Altamura, gli ospiti sbagliano in fase di disimpegno, break di Maccioni che serve lo Iodice, il piattone si stampa clamorosamente sul palo, urlo nuovamente strozzato in gola per i biancorossi quando al 45esimo lo Iodice pesca la testa di Pellegrini, raddoppio annullato dall'assistente che segnala la posizione di fuorigioco. Il brivido finale di questo primo tempo lo creano gli ospiti al 48esimo, altro episodio clamoroso sugli sviluppi di un corner, Marchetti si mangia l'impossibile, sospiro di sollievo per i presenti, Altamura avanti all'intervallo. Il primo squillo della ripresa è del Rotonda, al 50esimo Ankovic cerca la porta ma trova soltanto l'esterno della rete, risponde la team al 56esimo con un insidioso tiro cross di lo Iodice respinto da Sacco. All'ora di gioco ecco un'altra occasione per i Lucani, Fusco sfonda il muro biancorosso ma deve fare i conti con Bertolo che da portiere aggiunto sventa il pericolo e si prende gli applausi del suo pubblico. La squadra di Pagana ci crede, doppia occasione al 66esimo, Cardore pericolosissimo col suo piazzato, Fernandez non è impeccabile ma se la cava sugli sviluppi del corner, Marchetti sbaglia ancora la palla del pari. Al 73esimo torna ad aggredire la squadra di casa, progressione del solito lo Iodice in ripartenza, il 10 incrocia ma senza creare problemi a Sacco. Nei momenti più difficili vengono fuori le grandi squadre, al 76esimo Di Innocenzo sventaglia benissimo per lo Iodice che parte, si accentra ma poi temporeggia prima di mettere la sfera al centro. Sul proseguo dell'azione dipinto lascia partire una botta che fa esplodere un D'Angelo in apprensione, 2-0 e sospiro di sollievo. Il raddoppio alleggerisce Murgiani che in gran spolvero vanno vicini al Tiris. 87esimo il cross di Chietti è deviato dal vento, Sacco in controtempo smanaccia sulla testa di Lattanzio che colpisce incredibilmente il legno. È l'ultima emozione di un pomeriggio freddo e più insidioso del previsto per l'Altamura, che riesce a ritrovare il successo e mantiene il +2 sul Nardò. La vetta è tinta ancora di bianco rosso.